PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao, stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati e ti do il benvenuto alla puntata numero 27. Anche oggi il podcast si arricchisce della rubrica di Marco Pennacchini con le pillole di news digitali. Insieme scopriremo la notizia del giorno segnalata da Marco. Ti ringrazio sempre del tuo ascolto e dei tuoi feedback virtuali e reali. Saluto Damiano Mereta, il quale si è collegato alla pagina paypal.me/fosati e ha contribuito alla messa in onda del podcast. Anche tu, caro ascoltatore, puoi lasciare un'offerta al podcast su PayPal, come ha fatto Damiano, oppure finanziare il progetto in crowdfunding tramite il link patreon.com/fposati. Sono indicate tutte le modalità. Iniziamo! Oggi parlerò delle 7 skills, competenze che tu, avvocato tecnologico, devi avere per stare sul mercato e raggiungere la vetta. Nelle puntate precedenti ho descritto l'evoluzione in bit degli avvocati nella società dove cambiano i clienti e dove avanza la tecnologia. Per sopravvivere in un mercato sempre più aggressivo e concorrenziale, tu devi sviluppare nuove competenze. Le capacità tradizionali, quali la conoscenza della legge, l'analisi e il ragionamento logico, l'attenzione al dettaglio e la persuasività sono state ieri le basi del tuo percorso formativo, tuttavia non sono più sufficienti per la tua professione presente. Per avere successo nella tua attività devi innovarti e saper vendere le tue competenze. Dobbiamo imparare a ragionare da imprenditori. Come diceva John Scully, ex amministratore dell'Apple, l'innovazione non è mai arrivata attraverso la burocrazia e la gerarchia, è sempre arrivata attraverso gli individui. Dobbiamo comprendere che la capacità di innovarsi è prima di tutto un atteggiamento e una volontà di pensare e agire in modo diverso, senza paura di fallire, come ci ricorda anche Nadia Fusarpoli in studio Cataldi.it. Proprio con Nadia e Francesco Figliero in Avvonet.it scopriremo insieme le 7 nuove capacità che oggi tu, avvocato tecnologico, devi sviluppare. 1. Fare networking. A livello di clientela e a livello lavorativo, imparare a fare networking intelligente oggi è la prima qualità per arrivare al successo. A livello di amicizie è sempre stato importante conoscere le persone giuste. Oggi è più facile socializzare, entrare nelle cerchie, grazie alla tecnologia. Il web ti può dare tante opportunità alla portata in un click per pubblicizzare in modo virale i tuoi talenti e le tue doti. Ne abbiamo già parlato nella puntata 26, gli avvocati cadono nella rete. Sul lavoro il networking è lavorare in un sistema collettivo per arrivare al risultato condiviso. Sempre più stanno diffondendosi spazi reali di coworking in Italia e stanze virtuali per favorire processi di collaborazione tra professionisti non necessariamente legati dal territorio. Con la tecnologia siamo passati da una società individualista a una società collaborativa e condivisa. I lupi solitari saranno condannati all'estinzione. Vuoi anche tu estinguerti? 2. Intelligenza emotiva. In ogni business di prodotti e di servizi ci sono clienti che acquistano e che hanno bisogno di essere gestiti, seguiti, ma soprattutto capiti. Chi l'ha detto che gli avvocati devono prendere emotivamente le distanze dai loro casi e non farsi coinvolgere? Al contrario di quel che pensi, uno dei più grandi errori che tu puoi commettere è quello di non creare empatia con il tuo cliente. Il cliente vuole essere compreso, protetto e soddisfatto. Allo stesso modo, i tuoi partner e i tuoi colleghi hanno bisogno del tuo impegno, rispetto e comprensione per poter far del loro meglio e poter esserti concretamente d'aiuto. Gli avvocati di pietra, distanti e indipendenti dai loro clienti, sono reliquie del XX secolo. Vuoi essere anche tu una reliquia? 3. Alfabetizzazione finanziaria. Quante volte abbiamo sentito queste risposte di fronte alla presentazione di un bilancio? Io non sono mai stato bravo con i numeri, o io ho studiato giurisprudenza, mica ho fatto ragioneria. L'economia fa girare il mondo, ma molti avvocati ad oggi non hanno interesse ad acquisire competenze in ambito economico e finanziario. Sulla gestione di impresa, la lettura dei dati economico-finanziari, la comprensione dei principi fiscali e tributari, il marketing e l'andamento dei mercati. Non dimenticare, l'alfabetizzazione finanziaria è essenziale oggi per far business. Anche per far quadrare i conti di fine mese del tuo studio. Ma prima di scoprire le rimanenti 4 competenze, ascoltiamo Marco Pennacchini con la sua news digitale.
Gmailify è la nuova funzione di Google che consente finalmente di gestire gli account esterni usufruendo di quasi tutte le funzioni native sia su Android che dal web. Chi ha infatti una mail come Yahoo o Outlook o Live potrà usare molte delle funzioni avanzate normalmente disponibili per gli utenti Gmail, tra cui i filtri anti-spam, l'organizzazione delle mail in arrivo e l'integrazione con Google Now sia su Android che dal web. Unica cosa, Gmailify dovrà essere abilitata manualmente. Grazie Marco, riprendiamo il tema della puntata con la competenza numero 4. Scrittura chiara e concisa. Gli avvocati devono scrivere molto, ma soprattutto devono scrivere bene. Qualsiasi cosa che scriverai, il tuo obiettivo è di farti capire da chiunque. Presenta le tue idee in modo chiaro e conciso, evita le ambiguità, le ridondanze e i latinorum che appesantiscono i testi. L'avvocato tecnologico non utilizza frasi interminabili, ma al contrario scrive con periodi brevi, chiari e precisi. Questo valeva prima, ma vale soprattutto ora con il processo telematico e l'avvento della scrittura elettronica, dove il flusso di elettroni nel PC è il nuovo inchiostro. Infatti, questo tema è stato al centro della delibera plenaria del CSM del 13 maggio 2015. Ho scritto un articolo dedicato sulla mini guida PCT senza problemi in free download per Netlex. Il ministro della giustizia ha istituito un gruppo di lavoro che ha concluso il 16 maggio 2016 nell'affermare che la sinteticità degli atti di avvocati e giudici è uno degli strumenti principali di efficienza di un moderno sistema di giustizia. Più in generale, come ci ricorda Luisa Carrada, sempre più spesso oggi leggiamo sullo schermo che a seconda la lettura ipertestuale e frammentata ci mostra solo una porzione di testo alla volta. I monitor fluorescenti dei nostri apparati elettronici restringono gli spazi aperti di un foglio A4 stampato. Ricorda che il magistrato non può fare l'orecchietta al monitor per leggere e ha la scusa di non leggere il tuo atto se è troppo lungo e troppo prolisso. 5. Public speaking. Anche il parlare in pubblico è fondamentale in una società fondata sulla comunicazione. Quando ti trovi in un'aula di tribunale, quando sei il relatore in una conferenza o quando semplicemente sei in studio durante un meeting, ti rivolgi a un pubblico, al tuo pubblico. Lo sai che oltre il 93% delle possibilità di ottenere un lavoro da loro dipenderà dalle tue capacità di parlare? Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. 6. Project Management. Per molti avvocati, pianificare, organizzare e gestire il tempo e le risorse sono semplici concetti astratti. Lo sappiamo bene, gli avvocati non sanno dire di no, faticano a delegare il lavoro e a dirigerlo verso canali più efficienti. Frasi come «Sono così occupato che non ho un minuto libero» oppure «Mi servirebbe una giornata di 48 ore» le ascoltiamo e diciamo tutti i giorni. Tuttavia, in un contesto lavorativo in cui non ci sono più certezze, in cui il tempo è poco, la soluzione è pianificare e gestire i nostri progetti. Per paura di non fallire, l'incapacità di organizzare e gestire il tuo tempo ti porta proprio al fallimento del tuo progetto. Per realizzare grandi cose dobbiamo prima sognare, poi visualizzare, poi pianificare, credere e agire. Alfred Armand Montaperto. 7. Alfabetizzazione informatica. Troppi avvocati sembrano essere orgogliosi della loro incompetenza informatica, del resto non abbiamo studiato informatica. Questo è stato oggetto anche nella puntata 13, siamo giuristi o informatici? Tuttavia, avere un'alfabetizzazione informatica è oggi competenza vitale nella moderna avvocatura nel processo telematico. Se non sai usare una PEC, una firma digitale, internet o il PC in modo efficace ed efficiente, cambia mestiere, oppure aggiornati e impara come l'informatica e internet possono aiutarti nella tua professione, non solo nel processo telematico. Termino qui questa puntata. Hai ascoltato le 7 skills che un avvocato tecnologico deve avere per raggiungere la vetta. Condividi la tua opinione. Puoi commentare il podcast, contattarmi su Telegram o sugli altri canali social che trovi nella pagina about.me/fposati. Se vuoi conoscere altre chicche per il tuo business e diventare un vero avvocato tecnologico, ho un ultimo consiglio per te. Continua a seguire il podcast oppure contattami per una consulenza dedicata su Telegram o via mail. Ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Al prossimo appuntamento, ciao! Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Fosati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.